Sì, vogliamo salutare Roland Fischnaller. Due coppe del mondo nella classifica di specialità slalom parallelo con lo snowboard, 13 vittorie in Coppa del Mondo, 32 podi in carriera di Coppa del Mondo, un oro, un argento e due bronze ai campionati mondiali di snowboard. Ha preso parte a quattro diverse edizioni dei Giochi Olimpici e adesso parti per la Corea. Contentissimo. Però Bellissimo. volevo subito chiedere No, aspetta, che se vuoi chiedere? A chi? A Verdone? No, a Paolo. A Paolo? Ah, che segno sei tu? Io sono vergine, perché ho già accennato È prima. nella terna di quelli famosi, E di quelli che forti. vanno bene. Di quelli che vanno bene. Quindi una medaglia la Anzi, becchi, dai. io so che Carlo è un grande appassionato di snowboard, vero? Gli dici? No, devo dire la verità, nel guardarlo come No, no, dico spettatore, proprio nel sì, farlo. ma quando mai? Ma sei pazzo? Io ti vedevo No, fare no, no, piace guardarlo, no, farlo Allora, no. adesso se C'è un permette, tempo per tutto, dai. da giovane, posso in maniera. da ragazzo faceva snowboard. Adesso, ragazzi, con la verve di prima, Barzullo lancia le immagini dello snowboard di Roland Fischnaller. Dicendo il nome, Sì, certo, devi dire il nome però, Beh, sì. Devi dire Nome Roland di Roland. Fischnaller. Il nome lo dice lui, lo dice meglio. no, però. Allora, immagini davvero No, ma travolgenti. Ma Di chi? Di lui, che si chiama? Roland Fischnaller. Perfetto, ecco le immagini. Vale. Da brivido, Stefano? Eh sì, è pazzesco. Vedi? No, fa un mese. Cominciano l'8 febbraio. Sì. Adesso sono ancora 6 gare di Coppa del Ma Mondo. hai già fatto sopralluogo in bicicletta? No, questa volta no, questa Perché volta. l'altra volta a Sochi è andato in bicicletta in Russia per fare il sopralluogo. Da qui è andato a Sochi, vero? In bicicletta. Sì, però qua adesso in Corea del Sud c'è il Vedi, quello è lui, vicino. In Ucraina, vedi? Che ha attraversato tutto per andare. Ma la All'Italia. bici l'ha tirata fuori dalla macchina? Sì, la Cortesi K. Cioè lui è andato con quella macchina. Ogni anno quanti chilometri fai in bici? Ma no, non tantissimi. Cioè? No. Guarda. Sì, 4-5 mila, però è Capito? poco. No, non tantissimi, Non 4-5 mila. Che sei tutto. 4-5 Io con la macchina faccio molto di più. Sì. Senti, ma qual è il tuo allenamento quotidiano? Qual è? Allenamento quotidiano, sì, Ah, scusa, c'è una domanda che ti voleva fare Barzullo, prego. Cala l'Everest Sì, per scaldarsi. scusa. Prego? Però Gigi, E un'ora. più un amore che sta per. No, Ma che c'è? l'allenamento. E c'è Buono, sull'allenamento. buono. Amore, è Buono, più un buono. amore che sta per finire il Ma no. maggiore Ma è ostacolo ad uno che sta per cominciare o più un amore che sta per cominciare il No, ma è maggiore l'allenamento. La ostacolo ad un amore che bicicletta. sta per Ma questo finire? non ci credevi Non c'è nemmeno tu. Capito? Non ci Nino? credevi nemmeno tu, l'hai Ma no, detta questa era. senza. Come no? Vabbè, ma era per le Olimpiadi, devi fare sullo sport. Ho bisogno di Nino. Anche tu, È però. fondamentale, non c'è niente da fare. Vabbè. Allivo cose così. Sono rimasto talmente colpito dalla domanda che ho dimenticato la risposta. Scusa Roland, allora diceva l'allenamento quotidiano in che cosa consiste? Sì, al momento, alla mattina, il primo allenamento porta le bimbe a scuole, all'asilo, quello è già un bel allenamento. Sì, poi Ma in vado sulla braccio? neve. Cioè le porti in braccio a scuola? Sì, in bacio, in bici In bici? In bici, in sì. bacio. Poi vado sulla neve fino a mezzogiorno e poi pomeriggio ancora palestra, stretching, fisioterapia, perché a 37 anni devo curare il mio corpo E non abbastanza bene. nuoti mai? Nuoto, faccio Nei un po' laghi ghiacciati, sì. Lo fa, lo fa. Nuoto po poco. A che velocità raggiungi con lo snow?
In gigante da 60-70, però ho già raggiunto anche 150. Wow. 150? Una volta. Con lo snowboard. Però ragazzi, questo è lavoro. Saresti bravo perché in discesa spinge forte. Spinge peso? Queste sono tutte cose che... chi frena? Sì, certo. Lì, sai perché nello snowboard non si aprono l'attacco, niente, lì è meglio non cadere. No? È meglio non cadere. Ma si spaccano i polsi quando cadono. Si spaccano i polsi. Sai, Carlo, si spaccano ogni anno circa 100.000 fratture al polso. Sì, sì. Con lo snowboard. Credo. Infatti usano i guanti rigidi fino qua, eh? Io ho visto i guanti rigidi fino proprio qui alla... Scusa, ma non ci dovrebbero le caviglie? Perché... ma perché cadi e quindi la prima cosa che fai è... Fare. Cioè, certo, più i polsi non che può le fare quello sport no. Lì, cioè non esiste, se mi rompo un polso... Vabbè, non è che ho fatto una domanda, è strano, uno non, si può, non si levano gli attacchi, uno pensa si rompe una caviglia. No, no, ce ne sono no, vi chiedo scusa per la domanda inopportuna, ti chiedo scusa. Scusa, Holland. Comunque, queste cose... Non sai come mai ho fatto questa domanda, guarda che fessi che sono. Uno va sulla neve, si rompe una... Come è possibile? Si rompono i polsi? Ma mica è tennista! Pensavo... Guarda come ride Fabio Volo. Oh ragazzi, guarda.